questo, la giornata di oggi nasce con, grazie anche all'intervento di Anna Benedetto, con una collaborazione fra il Fotolux e il sindacato dei giornalisti, appunto per permettere a tutti di avere dei crediti informativi che sono importanti. Purtroppo sono diventati importanti. Si commentava prima anche con Marco Vincenti, dicevo che devo continuare ad andare a scuola, quindi gli esami non finiscono ancora domani. E quindi prima di passare la parola agli attori, ti volevo informare che appunto ci sono queste due, quello di stamattina da diritto a 2 ore, e poi oggi pomeriggio ne abbiamo altri due molto interessanti, uno con la Valeria Zanardo e Iacchino, e l'altro invece che quella e invece quella alle 5:30 con tutti i vincitori italiani del World Press Photo. E quello sarà moderato da Alessia Italiano, che è la foto editor di Bob e che è in giuria quest'anno del World Press Photo. Insomma, questi ragazzi ci faranno vedere il lavoro che hanno, con cui hanno vinto quest'anno, ognuno nella propria categoria, e i vari premi, appunto, il loro lavoro. Quindi credo che sia interessante anche per vedere come si sta muovendo, diciamo, la nel campo perché il World Press Photo è un insieme del, diciamo, un concorso di fotogiornalismo ormai importante al mondo, sono più di 50 anni che c'è, supportato anche dalla corona olandese, e nel quale vengono nominati tutti quei lavori che sono passati nella stampa, quindi nei giornali, sia quelli stampati che quelli online, per cui insomma si vede il meglio di tutto che c'è stato nell'anno precedente. Buon lavoro. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Iniziamo questa giornata con un ospite che è Giancarlo Beltrame. Giancarlo è docente di, è stato ancora questo al giorno di docente di semiologia, sei stato docente di semiologia del cinema, giornalista e critico di cinema, anche di fotografia e fotografo anche. E stamani avrebbe dovuto essere qui con noi anche Luca Chistè, a cui mandiamo un saluto e tutto il calore di Fotolux, perché per importanti problemi familiari purtroppo non ha potuto essere qui, e quindi ha mandato a me e a Giancarlo un po' del materiale che aveva preparato, e quindi avremo comunque occasione di parlare un po' del suo lavoro. Però insomma adesso lascio la parola a Giancarlo, aspetta, sono diventata anche a quella tecnica. Prego Giancarlo. Sì, mobile fotografia è il tema del giorno. E io preferisco chiamarla mobile art perché c'è tutto un filone, diciamo, che parte dalla fotografia e poi attraverso le elaborazioni cerca di andare a dialogare con l'arte digitale, e qualche cosa in continua trasformazione. È una storia recente, una storia giovane, quella della fotografia fatta con il cellulare. Pensate che la prima foto fatta e spedita con un telefono risale all'11 giugno 1997, quindi poco più di 18 anni fa. E questa, la seconda, eccola qua, questa era una foto piccolissima, come vedete, sgranatissima, le pixel non si contano, pesa 24K questa, la trovate anche su Wikipedia. La fece un tecnico, la fece Philippe Canna, che era adesso un imprenditore sempre nel campo della telefonia e delle applicazioni legate alle fotocamere sui cellulari, ed era la sua figlia appena nata, che ha da poco compiuto 18 anni, quindi nel frattempo pure è cresciuto. È curioso che la prima fotografia, la prima immagine sia quella dell'ambiente familiare, perché è un dato antropologico che lo si ritrova, diciamo, costantemente, nel senso che tutti quelli che hanno una videocamera
diceva anche i fratelli Lumière, la famosa proiezione del 28 dicembre 1895, oltre all'arrivo del treno c'era anche le mani di Bebè, il pasto del bambino, dove lui Lumière e sua moglie imboccavano la bambina. I familiari sono spesso le cavie. Sì, sono spesso le cavie. Degli altri acquisti tecnologici. Esatto. E devono passare 10 anni, diciamo, però questa prima fotografia, perché abbiamo fatto il salto di quella. Questa corrisponde, diciamo, in ambito linguistico potrebbe essere come l'indovinello di Verona, no? Alba Papalia Rabas, Negro Semen Boves, Semine Parabas, Negro Semen Semina, che era un indovinello sulla scrittura, ed è considerato la prima testimonianza di volgare italiano. Questa possiamo considerare la prima testimonianza di volgare fotografico fatto con il cellulare. Passano dieci anni e arriva Steve Jobs, che annuncia che metterà in circolazione un nuovo strumento che non sarà più soltanto un telefono, ma sarà anche un prodotto integrato, in grado di elaborare un microcomputer, ma anche di fare fotografie, di spedire queste fotografie, di andare in internet e tutto quanto, ed è l'iPhone. L'iPhone viene presentato nella primavera del 2007 e già partendo soltanto dalla presentazione delle caratteristiche, pensate che il 3 maggio del 2007 nasce il gruppo su Flickr. Tutti voi penso conoscete Flickr, che è un social network ma anche un magazzino digitale dove la gente mette dentro delle fotografie, e nasce un gruppo su Flickr che si chiama Photos Taken with an Apple iPhone, cioè foto scattate fatte con un iPhone. 3 maggio, prima che venisse messo in vendita il primo esemplare di iPhone, l'iPhone 2G, adesso è conosciuto con questo termine, adesso siamo il 6C, 6S, non so, adesso il compro delle ultime numerazioni, che viene messo in vendita il 29 giugno del 2007, sono passati 8 anni e mezzo. Rispetto, diciamo, all'evoluzione che c'è stata in questo campo, sembra che sia passato tantissimo tempo. Per capire le potenzialità di questo nuovo strumento, che la genialità di Steve Jobs aveva messo in campo e che viene poi immediatamente copiato da altri grossi gruppi, a partire dalla Samsung, ma anche da altri gruppi che facevano già magari telefoni, che facevano computer, che facevano, lavoravano nel campo delle strumentazioni informatiche. Ecco, per capire fino in fondo le potenzialità dell'evoluzione artistica e interpretativa che poteva esserci questo strumento, deve passare del tempo. Passa un anno e mezzo, è il 15 novembre del 2008, quando Glyn Evans, un inglese, lancia un blog e copia un termine che forse voi avete già sentito, iPhonography, e è una parola nuova, una parola macedonia, mi ricordo sempre gli storici delle lingue, che mette insieme iPhone e photography, quindi iPhonografia tradotta in italiano, dove pubblica le sue prime foto. Gli risponde dall'Australia 3 giorni dopo un altro gruppo legato al circolo fotografico, che fanno un blog che si chiama iPhography, quindi per distinguersi un pochino dall'altro, che ha meno fortuna come termine, e incominciano ad essere pubblicate delle fotografie, oltre che su Flickr, oltre che su quel
gruppo che man mano andava rimpinzandosi di fotografie fatte con l'iPhone, anche appunto con questo con questi il 30 settembre del 2009, quindi passa un altro anno, esce una rivista che ancora questi primi due gruppi esistono soltanto come documentazione storica, diciamo, solo la pagina iniziale, non c'è più niente dentro questi gruppi, mentre invece nasce Life in Lo-Fi, vita in a bassa risoluzione, che è un blog importantissimo che continua ancora oggi e rifà la storia della fotografia, della mobile fotografia, perché nel frattempo sono entrate altre situazioni, e continua a riflettere e a discutere, un blog estremamente importante. Ma il vero passo fondamentale che viene fatto sul campo della indirizzo della fotografia fatta con il cellulare verso una forma artistica è nel dicembre del 2009, quando viene lanciato Pixel at Exhibition da Knox Brosson, un americano, il quale lancia questo blog dove invita la gente a mandare proprie fotografie che andavano in mano elaborando, e invita, crea anche le premesse per fare poi nel gennaio successivo, stiamo parlando del 2010, 30 gennaio 2010, una prima esibizione in una galleria in California, a Berkeley, la prima esibizione di fotografie scattate con il telefono. E questo, sconvolge un momentino tutti i parametri classici, perché introduce una variabile nella valutazione della produzione fotografica fatta con questo strumento, produzione che è ancora Lo-Fi, che è ancora bassissima risoluzione, introduce questo parametro artistico che scombina un attimo tutte quante le cose. Il dicembre del 2009 è fondamentale perché anche arriva una pubblicazione, un'app, che diventa storica, anche se ha soltanto 6 anni. Si chiama Instamatic, è un'app per iPhone, alcuni di voi la conosceranno, l'avranno anche utilizzata, che combina insieme attraverso delle formule matematiche, attraverso degli algoritmi, dei filtri di tipo fotografico e dei tipi di obiettivo che vengono fatti. Sono ovviamente digitali, cioè sono delle cose che sono assolutamente immateriali, ma viene fatto in maniera tale che uno abbia la possibilità di vedere il fronte, cioè il frontino, l'obiettivo che viene utilizzato, con le specifiche di quali sono le caratteristiche di questo tipo di obiettivo, la scatola della macchina fotografica, riprende il suo Instamatic, vecchia Instamatic della Kodak, la vecchia macchinetta portatile usegetta con la pellicola piccolina e il visore su un lato della macchinetta fotografica, e dà dei nomi a queste pellicole che sono assolutamente, vengono mostrate come dei lumini, in più mette anche lo scatto digitale, per cui c'è la possibilità di sentire il click della macchina fotografica quando viene sì, è una simulazione. E questo ovviamente sono fatte per
da un certo punto di vista tranquillizzare l'utente, no? Che si tratta di qualche cosa che già conosce. Dall'altro punto di vista gli propone un prodotto assolutamente nuovo e innovativo e gli dà un aspetto ludico, no? Perché è come prendere in mano un vecchio giocattolo e divertirsi, no? In una nuova versione di un vecchio giocattolo. Questo aspetto ludico nasce dal fatto che pellicole e obiettivi, anche se sono stati pensati per una combinazione iniziale ben precisa, possono essere combinati in una combinatoria che all'infinito. Oggi credo che esistano 50 tipi. Sono aumentati a dismisura. Tra l'altro adesso sono passati alla versione 3, proprio quest'anno, pochi mesi fa, ma c'è stata una mezza insurrezione, hanno fatto un mezzo passo indietro, perché la nuova formulazione che avevano fatto non piaceva molto ai turisti dell'Istamato. Poi spiego cosa vuol dire turisti dell'Istamato. Quindi siamo nel dicembre del 2009 e nasce Istamatic. Queste fotografie sono fotografie che tutti voi avete visto, questi film, che quella di base carica molto il verde, ad esempio, la combinazione John Lenz e la pellicola, diciamo, carica molto il verde. Lo vedete, la combinazione che usa tutto questo è la combinazione classica, poi vedrete alcuni esempi. Ce ne sono altri che invece appunto vanno sul bianco e nero, altri sulla desaturazione, altri sulla eccessiva, sulla ricarica del colore, cioè le possibilità sono veramente. Siamo nel 2010, che il nostro Robson sta preparando la mostra a Berkeley, in California, in Germania, a Berlino, bisogna anche dire che l'Europa magari è partita un po' dopo, però che lei si è messa in moto, a Berlino nasce un raccoglitore di immagini fatte soltanto con gli apparecchi telefonici. Si chiama IEM, esiste ancora, è importantissimo, uno dei grandi canali, e gestisce ogni anno un premio importantissimo dedicato appunto alla fotografia fatta con l'immagine. A fine anno, 17 luglio 2010, viene postata su un sito che si chiama Instagram, che voi conoscete, questa foto. Dopo i bambini arrivano i cani, mancano i gattini, arriveranno successivamente, no? Arrivano i cani. Questa è la prima foto che viene pubblicata su Instagram il 17 luglio 2010. È l'inizio di una storia travolgente, perché pensate che il 7 ottobre del 2010, quindi 3 mesi dopo, esce l'app che permette di caricare, mentre prima bisognava passare attraverso il computer, adesso permette di caricare direttamente dal telefonino al proprio profilo che viene creato su Instagram. E il 26 settembre 2011, quindi un anno e 2 mesi, 14 mesi dopo questa fotografia, le foto postate sono già diventate 10 milioni. Oggi, notizia di qualche settimana fa, hanno superato il miliardo di fotografie, quindi diciamo questo è, diciamo, il boom, no? della fotografia fatta con il cellulare. Tutti hanno un profilo Instagram, tutti postano le proprie fotografie, poi c'è Facebook, poi c'è Twitter, non si può, sono diventati collegati, attivi, non c'è Internet, ce ne sono vari, diciamo, Tumblr, ce ne sono sempre di più.
Ma questo ha creato nella critica, soprattutto in quella italiana, quando vedete la fotografia italiana, una deformazione di visione per cui valutano la fotografia fatta con il cellulare, il mobile, soltanto da un punto di vista sociologico. Cioè non pensano che possa arrivare a produrre delle realizzazioni di tipo artistico. E quindi che sia soltanto, diciamo, uno strumento interessante perché permette di cogliere quelle che sono le tendenze del momento riguardo alla fruizione dell'immagine o riguardo a una modalità di interpretare la realtà, la società, eccetera. Che è anche interessante e legittimo, però è restrittivo, secondo me. Quindi credo che dovete dopo che discutiamo e parliamo. Perché? Perché vuol dire ignorare quello che quel gennaio del 2010 e poi successivamente il mandato è ignorare lo sviluppo che un nucleo di artisti a livello internazionale ha cercato di portare avanti, diciamo, come ricerca di tipo artistico legato a questo momento. Ha capito che questo strumento che serve per fare delle immagini e metterle immediatamente in circolazione ha delle potenzialità, esattamente come succedeva con la macchina fotografica. Tutti nel passato avevano la macchina fotografica, diciamo, analogica. Quelli che riuscivano attraverso i procedimenti che andavano dall'inquadratura, dalla scelta dell'inquadratura per arrivare fino alla stampa finale nella camera tutta, sanno che voleva leggere, poi riusciva a fare il salto verso la forma artistica. Lo stesso è successo con il digitale, con l'arrivo di Photoshop e con l'ingresso della manipolazione della fotografia. E lo stesso è questo. Qual è la differenza, diciamo, di questo strumento rispetto agli altri che citato precedentemente? Intanto, diciamo, la caduta a quanto riguarda l'analogico di molti filtri che c'erano, di passaggi da più professionalità, perché si comprava il rullino, che perché era fatto con una casa di produzione, poi lo si portava a sviluppare e a stampare e si ricevevano le foto che si utilizzavano a livello personale, a livello domestico. Chi aveva delle ambizioni di foto amatore si sviluppava lui proprio, però solo in bianco e nero perché lo sviluppo a colore era molto lungo, no? E c'era tutto un lavoro. Quanti bagni sono stati trasformati in camera studio? Vedo qualcuno qui che ha la mia età e immagino che abbia passato anche lui qualche ora, diciamo, con la lampadina rossa, la lampadina blu. Però anche tutte le zone giovani, no? Sì, continuano, anche sempre. Cioè anche nelle scuole ci sono ancora i corsi. Sì. Sì. Ma sì, perché la base poi per quanto riguarda l'inquadratura, la scelta dell'illuminazione, della luce, eccetera, sono basilari. Un'altra cosa. Io vorrei essere veramente adesso. Vorrei arrivare a fare delle vecchie modalità di stampa tipo i promovi o tipo altre modalità che sono assolutamente impossibili oggi, anche per i costi che hanno. Rispetto al digitale, qual è il vantaggio? Diciamo, non c'è la pesantezza di Photoshop. Photoshop è un programma straordinario, francamente pesante nel costo iniziale, sempre stato, adesso si è un po' alleggerito, ma è sempre stato pesante sul costo iniziale, pesante nella gestione, diciamo, sul computer di casa.
però ci dovevano essere dei professionisti e dei corsi per poter fare delle cose. E qui il vantaggio invece qual è? Che tu immediatamente puoi manipolare l'immagine che fai, cioè puoi, hai la leggerezza, no? Il tuo scatto lo vedi immediatamente, puoi decidere se ti va bene così o se vuoi lasciarlo lì, se vuoi manipolarlo, se vuoi trasformarlo. Se vuoi utilizzare questo strumento come il vecchio quadernino dove prendere appunti per immagini anziché con la penna e con l'inchiostro, le possibilità di utilizzazione sono immense. È uno strumento che è democratico, perché quello che ha fatto la mobile fotografia è stata una grande opera di democratizzazione, cioè di portare la fotografia alla portata di tutti. Ora, come residuo, diciamo, c'è il fatto che il 99,9% delle immagini che vengono fatte non dovrebbero uscire dal telefonino, dovrebbero rimanere nel proprio quello è un'altra questione. No. Quella è un'altra questione cruciale. Però voglio dire, anche il 99,9% delle fotografie fatte con macchine analogiche. Sì, infatti. No, che rimanevano nei cassetti a casa. No? La differenza è che non si condividi. Questa cosa la condividi, diciamo, e le possibilità di condivisione sono andate oltre al tormento di mostrarle di ritorno da un viaggio, gli amici che invitavano a cena, che pagavano pegno per questo invito a cena, con la visione poi delle fotografie, delle diapositive, con la proiezione delle diapositive, del viaggio dopo cena, stavano veramente con sacrificio, adesso le torturi costantemente durante la giornata. Sì, però come le vedi, le passi via, le puoi anche ignorare, puoi anche vedere. E quindi da questo punto di vista diciamo, però l'opera di democratizzazione è stata importante. Perché? Perché tendenzialmente permette a tutti di, se hanno delle qualità, se hanno dei talenti, per tornare al discorso del Vangelo di Gesù, qui il sacro e profano, no? Di poterli valorizzare, poterli esprimere. Ci sono dei ragazzi che possono fare delle foto straordinarie e metterle in circolazione e farle vedere, senza più fare tutta la trafila di andare con il proprio book a bussare alla porta dei giornali, delle agenzie, delle cose, e apparanzare sul tavolo di una direttore annoiato che gli squilla il telefono, gli fa la colpa 10.000 cose, diciamo, e sperare che possano essere viste. No, si è creato un canale di espressione straordinario. C'è quello 0,1% che ha delle possibilità in più per esprimere le proprie potenzialità. E questo credo che sia estremamente un altro aspetto interessante, diciamo, di questa trasformazione è la sfida con una artificialità semi-intelligente, non con intelligenza artificiale, ma con una artificialità semi-intelligente, che compone lei delle cose, perché quando io scatto con Instamatic è il filtro, l'algoritmo, la formula che c'è dentro che decide. C'è una funzione random addirittura che permette di tenerti lo schermo piccolino e ti fa lui l'inquadratura sulla base di un velocissimo calcolo in cui, vedendo cosa tu stai ripetendo,
decide che quella cosa è disposta, l'obiettivo di quel tanto, diciamo, per inquadrarlo secondo la sua logica, secondo la sua logica, la sua logica. Ed è interessante, no? Per diversi motivi. Il primo è che, diciamo, abbiamo a che fare con un'applicazione pratica di quello che sarà il nostro futuro, cioè con, noi vivremo sempre di più a contatto con queste artificialità sempre intelligenti. Le nostre case diventeranno sempre di più domotiche, ci saranno gli strumenti della nostra casa che dialogheranno tra di loro, già adesso questo dialoga con il computer, dialoga con un cloud dove c'è un deposito di documenti che sono soltanto miei, c'è tutto un'interazione che si sviluppa. Qui hai la possibilità ancora di credere che sei tu a scegliere, no? Che sei tu a decidere. E questo, diciamo, è interessante. L'altro aspetto interessante dal punto di vista artistico è che si ha la presa di coscienza di qualche cosa che era stato teorizzato a suo tempo da Franco Vaccari all'inizio degli anni 60 in un audio libretto che è stato ristampato qualche anno fa da Einaudi, che è fotografia inconscio tecnologico, e cioè che, diciamo, nello strumento tecnologico c'è una capacità di azione autonoma. C'era già anche nella macchina fotografica analogica, che doveva perseguire dei requisiti, delle caratteristiche che erano in base alla luminosità dei denti, in base alla disposizione delle lenti, in base alla sensibilità della pellicola, ai tempi dello strumento. E Vaccari, ragionando sulla macchina, sull'apparecchio fotografico analogico, aveva intuito e scritto che nella fotografia tutto avveniva come se la macchina fotografica fosse un frammento di un inconscio. E diceva in un altro passaggio, non è importante che il fotografo sappia vedere, perché la macchina fotografica vede per lui. Quindi questo lo scriveva nella prima metà degli anni 60. La mobile fotografia ha portato a compimento questa che era una invenzione. Siamo di fronte letteralmente all'inconscio tecnologico vero e proprio. Guardando il tempo, posso concludere? No, concludo velocemente, diciamo, questo excursus sulla mobile art, sulla mobile fotografia, per dire quali sono stati i passi successivi che ci sono stati. I passi successivi sono stati quelli di arrivare a creare una comunità internazionale di iPhone artisti e mobile artisti che si confrontano quasi quotidianamente attraverso i social network, principalmente Facebook, ma non solo Facebook, anche delle riviste, dei blog online che sono nati, e si confrontano costantemente su quello che è l'evoluzione, ma non tanto parlando dal punto di vista tecnico, quanto cercando di esplorare sempre di più quali sono le possibilità espressive che lo strumento offre. Attualmente ci sono delle riviste come Shooter Mag, che fa anche un'edizione cartacea,
C'è un sito che è il più importante dal punto di riferimento mondiale, che si chiama The App Whisperer, che è gestito da Joanne Carter, un'inglese che è diventata il punto di riferimento proprio, e che ha fatto un'operazione straordinaria, nel senso che coinvolge, come Joanne Carter è anche opinionista e parla di Dubai Fotografia su Vogue Italia, scrive una piccola rubrica anche su Vogue Italia. Ma lei ha fatto un'operazione estremamente intelligente in questo sito, perché ha coinvolto tutta una serie di persone a livello internazionale che si sono specializzati in vari settori. Quindi ognuno di loro, diciamo, segue, quindi anche qui si è allargato, c'è una discussione. C'è a Firenze Andrea Biggiarini, che ha creato il New Era Museum, ha fatto un manifesto della fotografia e ha fatto a giugno di quest'anno il primo FIPA, il primo festival internazionale della fotografia mobile in Italia, che ha esposto delle fotografie nel centro di Firenze, in una galleria, anche nello spazio del chiostro di Santa Croce. E che continua questa propria attività di sempre coinvolgere tutti questi artisti di tutto il mondo a mandare le loro fotografie, a far vedere la propria produzione. E c'è stato, per quanto riguarda me, Luca Pistelli e un'altra persona che si chiama Maria Teresa Ferrari, il primo ISMA, esattamente un anno fa, a metà novembre, la prima esposizione internazionale, quindi con orgoglio questo, che ha portato la mobile art, la fotografia fatta con il cellulare, all'interno di musei di arte contemporanea. Perché c'è stato per 15 giorni all'ingresso del Marco di Poveretto proprio uno spazio creato appositamente per la mobile. Era un concorso internazionale, hanno partecipato 200 artisti di tutto il mondo, sono stati selezionati un certo numero di questi, i premiati con la stampa sono stati 12, e diciamo, poi se volete qui ci sono le fotografie. E continua ad andare avanti, in corso si è chiuso l'altro giorno il 10 l'MBA, premio Mobile Photo Awards, che è giunto alla quarta edizione. C'è in Portogallo il Mira Mobile Prize, che è giunto alla seconda edizione, è stata partita la terza edizione. Ci sono stati IEM Festival a Berlino, che l'anno prossimo sarà la terza edizione, quindi diciamo sta marciando e sta andando avanti. Ci sono stati altri musei che hanno cominciato a esporre al loro interno i lavori realizzati con musei di arte contemporanea, realizzati con questo. Quindi è qualcosa che è in continua crescita e che sta andando avanti sempre. Io spero che anche in Italia si arrivi questo a un riconoscimento di questo di questa nuova forma artistica che è legata all'immagine della fotografia, per cui ritengo fondamentale e importante che il festival di Luca è uno più importante in Italia, se non il più importante, è aperto Ma qual è secondo te il motivo per cui non siamo ancora indietro? A parte che, cioè, credo che anche dietro l'interpretazione, diciamo, prevalentemente orientata soltanto in termini sociologici, a cui accennavi prima, no? Quali sono secondo te i motivi per cui, oltre a
perché è una forma artistica che nasce dal basso. Cioè io ho questa, diciamo, interpretazione un po' maliziosa. Se ci fosse stato un Andy Warhol che avesse realizzato una delle sue opere con questo studio, tutti qui in Italia saremmo a dire ci sono stati artisti importanti che lo hanno fatto o che cominciano a farlo. Hanno cominciato a farlo, però non ancora, diciamo, così importanti da essere. Si ha proprio la sensazione che quando lo fanno, si ha proprio la sensazione, la chiamano sinceramente, ma questo è il pazzo che si è messo a fare, no? Cioè è molto radicato questo sentimento di diffidenza, no? La sì. Mia persona di diffidenza, sì. C'è una forma di diffidenza. E poi c'è questo fatto che tutti lo possono fare. Allora diciamo no, se tutti lo possono fare non può essere. Forse perché tutti lo possono fare e tutti lo possono mostrare. Sì. Perché tutti lo possono fare e ci sono stati altri momenti di democratizzazione della fotografia, insomma, non con questo impatto, però che l'ha messa nelle mani di più, no? Nelle sì. Masse. Forse qui è anche tutti lo possono mostrare sullo stesso terreno. Tutti sullo stesso terreno, sì. Diciamo, quindi diciamo anche l'artista o la sua opera veramente spicca e viene fuori, altrimenti rischia di essere persa sì. All'interno, quindi ha un po' di preoccupazione, di paura anche a confrontarsi su questa cosa. Però ecco, diciamo, l'impressione che io ho appunto è che ci sia una chiusura mentale proprio, anche da parte delle gallerie, anche da parte dei luoghi deputati per, diciamo così, la trasformazione dell'arte in merce. Uno. A Parigi c'è da 2 anni una galleria a Montmartre che espone soltanto opere fatte con la colonna Mumbai. Questi francesi sempre arrivano un pochino prima. Sì, arrivano sempre un pochino prima di noi. Quando, racconto un aneddoto, a Verona c'è una fiera dell'arte che si chiama Arte Verona. Prima di portare il progetto al Marta, l'avevamo proposto 3 anni fa, la fiera di Verona, e ci hanno chiesto ma quanto possono essere vendute queste opere, ed cominciavano quest'anno da Mumbai ad essere vendute appena le primissime, e c'era stato qualcuno che aveva venduto in America intorno ai $2000, e che era il prezzo massimo che era stato, diciamo, raggiunto fino ad allora. La risposta del nostro interlocutore è stata no, un prezzo troppo basso, le opere che riportiamo in fiera. Sì, perché poi insomma già le cose sarebbero abbastanza complicate solo sulle opere, che poi nel momento in cui si passa anche l'aspetto dell'arte, no? Della valutazione dal punto di vista artistico, chiaramente si entra in una serie di meccanismi che poco poi hanno a che fare anche con me, insomma. Comunque il feedback, diciamo, questa galleria che ha fatto questa selezione di immagini dei migliori mobile artisti del mondo, i prezzi di vendita che ha messo è una fotografia stampata fine art su carta cotone 100%, dimensioni della stampa pare che fossero arrivati a 50x50, ovviamente bisogna fare una ricapitolatura per stampare su questo tessuto. Si sa che Luca ha preparato un po' di... Sì, Luca ha preparato, allora, perché mi faccio vedere cose, poi magari mi faccio vedere anche qualche...
Come si apre? Oppure il tasto destro? Non funziona il tasto destro, qui. Ecco. Apre con anteprima, va bene. Ecco, lui fa questo, si chiama Paesaggio Italiano. Lui è un grande paesaggista, ha fatto delle mostre straordinarie su Berlino, sulla Cappadocia, su Trentino, uno straordinario fotografo di paesaggi. E ama, quando fa paesaggio, utilizzare la fotografia lenta. Quindi, sì, lavora con grande fotografo. E quindi, diciamo, va col banco ottico e si mette lì pazientemente a ragionare, impostare tutto quanto prima di fare lo scatto che poi arriva anche a stamparsi, perché proprio fa tutto dall'inizio alla fine. E con questo, con Dai Fonda, lui ha scoperto la possibilità, diciamo, di ragionare in termini diversi rispetto all'altro strumento, perché gli consente di cogliere il dettaglio, e ha studiato questa formula di questi politici in quattro, in cui questi sono tutti scatti fatti con gli stamattici nella formulazione base proprio di partenza, la lente di Jokes e la pellicola fotografica, che poi lui ricompone e poi stampa in grande formato, come una specie di così. La loro caratteristica è quella appunto di andare a proporre una visione sincronica, quattro momenti che sono tra di loro legati o da aspetti formali o da aspetti spaziali, diciamo, o da una continuità, nel senso che sono stati fatti nello stesso spazio, ma, diciamo, lavorando su dimensioni. Questo è il classico esempio della contiguità, diciamo, no? Qui la scritta, diciamo, viene poi analiticamente, no? Mostrata, penetrata al proprio interno. Quindi in parte diventa, diciamo, quaderni di appunti o creziali, ma nello stesso tempo, diciamo, è una modalità di analizzare lo spazio del paesaggio. Come non potrebbe essere fatto con la macchina digitale o con il mano. Poi la possibilità di avere queste deformazioni, questi cromatismi, quello che abbiamo prodotto però come pellicola, cosa attorno. Ecco, in questo c'è tutta una scuola, diciamo, che cerca di utilizzare lo scatto pure semplice, quindi, diciamo, utilizzare sì i filtri, però senza interventi manipolatori successivi. C'è un gruppo, si chiama Xtamatic Sardegna, su Facebook, che è stato il gruppo di immagini campione del mondo per il numero di visite e iscritti per qualche tempo, per la, diciamo così, la quantità di persone che, di visualizzazioni e di anche partecipanti che pubblicano fotografie, che pubblica solo ed esclusivamente fotografie. Il fondatore si chiama Roberto Muggia, e c'è un gruppo di italiani, diciamo, di artisti italiani che operano in questa maniera. C'è un bolognese, si chiama Nicola Casamassima, c'è Nadio Sardo, un gruppo di Sardo molto
che lavorano solo con le impostazioni di base di informatica e fanno ricerche su quello. Ognuno, diciamo, c'è chi sperimenta e prova, ogni settimana c'è un contest delle varie combinazioni, ognuno possa prepararsi e vedere quali sono i risultati, quali sono le, diciamo, potenzialità d'uso migliori per quel tipo di combinazione, e poi ci sono quelli che ne hanno provato alcuni, come Zanetti, e scelgono soltanto e vanno su quella e continuano. Vedete la ricerca di Luca, no? Ognuna di questi riquadri è 27x27, quindi fate il conto, diciamo, sono praticamente dei fogli 60x60, per queste fotografie. Lui le stampa con un ciurullo, con un plotter Epson, inchiostri. Un'altra ricerca che lui ha fatto, sempre, diciamo così, è una ricerca che ha chiamato Election Day, ed è una ricerca su quello che resta di una campagna elettorale, sempre con la formula del politico. Tabelloni elettorali, qui è anche andato a Roma, ha visto la campagna elettorale, si conosce Zingaretti. Mimmo Rotella, diciamo, però rivisitato, ripensato, è interessante, appunto, una combinazione. Io non ho comprato immagini mie, perciò meglio contatto delle stampe, che poi se volete possiamo vedere, possiamo mettere qui sul tavolo. Le potete vedere. Ho portato invece dei video, perché la possibilità di questi strumenti è la possibilità poi di trasformarle in qualcosa. Io ho la mia ricerca, oltre che sulla, diciamo, fotografia che poi diventa stampa, l'ho fatta sui video, sia con cose che sono, c'è un collegamento audio, sia sulla fotografia con immagini mie, diciamo, sia con dei contest in cui chiamavo a raccolta la comunità internazionale dei mobile artisti su delle tematiche precise. Allora, la prima che ho fatto è stata una rivisitazione contemporanea dell'inferno, del paradiso dantesco. E quella poi è diventata una video installazione, che è stata fatta per Roma. Poi ho fatto 3 anni consecutivi, quest'anno non l'ho fatta, mi sono fermato, una campagna internazionale, si chiamava SWAP, l'acronimo di Stop Violence Against Women, quindi contro la violenza sulle donne, che ha avuto un notevole
sì, non volevano mandare fotografie perché avevano subito violenza in se stesse, no? E non si la sentivano. E questa cosa mia è stata esposta poi in una galleria con etichetta e portando il progetto SMA. E poi c'è stato ISMA l'anno scorso, che oltre alle 12 fotografie era diventato anche una serie di video e era diventato, utilizzando una potenzialità di flip, anche un flusso continuo, perché la cosa interessante è che il flusso, cioè nel momento in cui noi stiamo parlando, facendo decine di migliaia di tutto il mondo di immagini con questa cosa, la maggior parte delle quali viene messa in canali che diventano un grande flusso di canali. Ci sono dei piccoli rivoli, diciamo, che è possibile, dove è possibile dare del costruire degli argini, fare dei piccoli canali dove fare la fluire la fluidazione. Noi avevamo creato un gruppo specifico su Flip e durante tutta la durata della mostra c'era un aggiornamento costante di immagini che arrivavano da ogni parte del mondo e passavano su uno degli schermi che avevamo attrezzato all'interno del MAT, e quindi c'era una, diciamo, oltre al circolarità delle immagini che già erano state mandate, c'era un istantaneità proprio. Sì, ed era l'istantaneità che si proponeva, che era estremamente interessante. Allora io partirei con una cosina mia, piccolina, di un minuto e mezzo, che è su uno dei temi su cui ho lavorato. Io elaboro molto. La partenza però è sempre una fotografia, anzi, non mi sento capace di disegnare, io lavoro con dei programmi che sovrappongono le immagini e attraverso un gioco di trasparenze, di filtri, di maschere, estrapolo, costruisco qualche cosa di particolare. E questa, ho alcuni temi fissi, questo è il tema dell'occhio, un tema ossessivo, un tema presente per me, e è importante perché per tutta la vita io ho utilizzato gli occhi per guardare, studiare, osservare le immagini degli altri. Nel momento in cui ho cominciato io a analizzare pochi anni fa le cose mie, ho capito che quello era, diciamo, il canale su cui continuare a riflettere: il voyeurismo, la visione, il metalinguaggio. Quindi era quello il canale preciso. Vediamo. Senza musica, non c'è musica? Sì, perché è fondamentale. Questo è un time-lapse, tutti voi sapete che cos'è, insomma, è arrivato anche nella macchina fotografica. È un time-lapse in cui le fotografie, invece di essere scattate, diciamo, nel momento in cui ricomposte poi successivamente, sono foto, diciamo, che sono state messe in successione e montate con un programma di time-lapse. Passaggi.
questo è diventato una video installazione collettiva d'arte progettata su una casa bloccata dove c'era una vecchia finestra, c'era una finestra, eccetera. Però veniva proiettata soltanto di sera e quindi dalla sera da questa finestra, questa casa bloccata, usciva fuori questa cosa. Invece, diciamo, per vedere, per valutare un po' tutta quanta che cosa viene fatto a livello mondiale, mescolando questi due anni, quella manipolatoria e quella del semplice scatto, abbiamo fatto il best of FISMA, abbiamo fatto le cose selezionate della giuria internazionale, cose migliori, non soltanto i 12 vincitori, diciamo, i 12 premiati, tre con premio specifico, gli altri invece dall'esposizione delle stampe, ma c'era anche questo video. Se qualcuno interessa la colonna sonora, sembrava giusto, diciamo, che questa forma di fotografia, della fattura presente, la sola musica che potesse essere soltanto quella delle nuove frontiere, quella che veniva appunto dallo spazio.
app che permettono di realizzare questo. Vedendo le immagini che state mandando su Flickr, c'era la possibilità di vedere 10, quindi si vedeva se qualcuna non era rispondente alle caratteristiche. E quali erano i limiti che c'era? C'era un tema, diciamo, che era oltre il conflitto. Oltre al tema sulla proposta della relazione c'era? Non c'era nessun tema. Ognuno poteva, diciamo così, poteva andare dallo scatto semplice fino a... Cioè, l'unico criterio era che lo scatto e l'elaborazione fosse completamente realizzato tramite... Esatto. Hai fatto mobile un altro... Questa era l'unica caratteristica. Ci sono delle app che consentono anche di fare... Bene. Bene. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, Giancarlo? Sì. Cioè, la prima è più sulle risorse, nel senso che io faccio diversi. Ma sotto, sì. È da 2 anni e mezzo circa che scatto fotografie con il hub, sono fotografo professionista, ma anche rilevato mobile, un servizio che non è ancora diventato professionale, non ci sto provando. Quello che non ho trovato tanto in giro, su web, non ti dico perché ovviamente ormai si stanno mandando, sono community che costantemente sono dedicate alla ricerca o sperimentazione di nuove forme di espressione, anche semplicemente una volta che ho trovato ma è chiuso un blog in cui si parla per esempio delle app necessarie per fare magari posto la mia immagine, di questa ho fatto questa e quest'altra, ne ho trovati ma andavo tutti in vita breve e mi domandavo perché se questo è il futuro è vero che sta stracciando un attimo per dimenticare. Beh, c'è una selezione naturale e poi tutto si, diciamo così, l'aspetto commerciale sta cominciando a andare. Allora, in Italia c'è un blog che si chiama Italianografi, che adesso è stato in italiano, è stato un po' aggiornato, che faceva anche questo lavoro di presentazione delle app, delle cose, diciamo, un lungo periodo di sostegno. Chi fa un lavoro sistematico è John Carter con Whisper. Se tu vai, ha proprio dei segmenti in cui c'è l'incontro con l'artista che spiega le proprie tecniche, la propria lavorazione, dei tutorial che vengono fatti, quindi è mostrato passo passo come si arriva ad ottenere. E ci sono poi le spiegazioni delle varie app analizzate e viste, diciamo, nel loro modalità. Lì trovi sicuramente, diciamo, una risposta dal punto di vista. Su Facebook ci sono dei gruppi, diciamo, che si ritrovano. Purtroppo è morto il morto nel senso che sempre soltanto come museo finché resta, museo digitale finché ci resta, iPhone.com, che per me è stato il punto di partenza del salto dallo scatto all'elaborazione nel 2011, nel novembre del 2011. E quando sono arrivato lì ho capito, perché avevo l'iPhone da meno di un anno, avevo fatto già delle cose, una serie di paesaggi veronesi, infatti da questa madre, ho fatto delle cose mie, avevo fatto un quartiere di Verona visto attraverso
sempre con l'iPhone, e però con il suo elevatore io ho capito che dovevo andare oltre la fotografia, cercare la mia. E lì è stata una palestra importante, quella purtroppo non c'è più, ma ho portato quella palestra al primo festival internazionale di Fine Art a Santa Monica nell'estate del 2012, e che è stato il momento, diciamo, aggregante più importante di questa comunità che si è andata a Santa Monica. Ho invitato 300 immagini di artisti da tutto il mondo, dall'Italia eravamo 4 o 5, tantissimi, la domanda che volevo porre era infatti relativa a questo mare che si sta riprendendo, no? L'abbiamo parlato prima, però da una parte è anche un po' paurosa la cosa, no? Perché sembra di brullare nell'oceano, in mezzo all'oceano. Appunto, quindi la mia domanda è: c'è una modalità giusta per riuscire a entrare anche in circuiti? Perché ovviamente questo problema c'è anche con la fotografia. Ci sono i concorsi, ma sono alcuni che sono liberi. Per questo il contest di ISMA noi l'avevamo voluto assolutamente free, nel senso che avevamo un premio in denaro, non tanto in denaro quanto in viaggio, in bene, diciamo, per una settimana di soggiorno in Trentino, e anche una cosa in denaro. Però noi non avevamo un proposto di iscrizione. MPA è il foto award, che cosa sono visto l'altro giorno, è a pagamento, perché poi stampano le foto pure dell'organizzazione e fanno un circuito, le gallerie americane portano le cose in giro per il sentimento. Ayem no, perché basta essere iscritti e si manda. Il MIPA mi pare che sia diventato a pagamento dopo che la prima edizione è stata gratuita, ma perché poi ci sono dei costi effettivi, secondo me lo sponsor. Diciamo, stampare Fine Art costa e non è facile. Quindi ci sono questi, diciamo, questi canali. Io eviterei il contest, diciamo, tipo confronto tra amici che vengono fatti spesso su Facebook, no? Risponderei eventualmente a delle chiamate che vengono fatte. Ci sono dei gruppi molto attivi su Facebook dove è possibile, ormai viene portato, ti segnalo quali vale la pena di entrare, di vedere, cominciare a farsi conoscere, quali sono. Poi su questi gruppi vengono mostrati tutti i vari contest, concorsi internazionali, eccetera. Diciamo, ci sono altri sono l'invito, però se tu cominci a farti conoscere, diciamo, ti credi. Questa edizione dell'anno scorso di ISMA? Quest'anno non c'è stata perché eravamo con la Verona, l'anno scorso era legata con festival, che ogni anno con un tema diverso, quindi non era, c'era la possibilità di ospitarti lì, noi avremmo voluto che diventasse annuale. La formula ISMA è un acronimo, International Salon of Wild Art. Il concetto salone era il salone, perché noi volevamo che riprendessi il concetto di fino all'800 quando c'è il passaggio al vittorialismo e delle avanguardie della fine degli anni 20, che dove c'erano proprio i saloni dove i fotografi di tutto il mondo portavano le loro immagini
Quindi il concetto era quello. Il problema è trovare. Il tema è ovviamente l'amore, che poteva essere coniugato ogni anno secondo sottotemi specifici, ce ne sono una. La cosa interessante era che era una casa per il centesimo con degli affreschi anche, però ci sono degli spazi bianchi, perché proiettando sul muro le immagini diventavano, la vista proiettata sullo schermo. Diventano quasi degli affreschi mobili, no? E quindi una nuova cosa. A me piace molto lavorare, diciamo, sulla proiezione accanto all'immagine. Le proiezioni non pulite, non sporche, uso il tessuto, sono tessuto come schermo, quindi che è trasparente. Spesso gioco sulla sovrapposizione a una certa distanza di questi teli di tessuto e non tessuto, in maniera da ottenere una specie di tridimensionalità dell'immagine. E mi è capitato, fino a una curiosa coincidenza, di fare delle video installazioni all'interno di chiese consacrate ad altri usi, dove questi diventavano o dei quadri o addirittura delle palle, anche la prossima mostra che farò a febbraio a Verona, ho già in mente lo spazio sopra l'altare, una palla di queste cose. E sono interessanti perché queste immagini servono come dei suoni particolari. Se qualcuno vuole farci sentire l'inizio di sbaglio, cioè vedere che cosa è. Anzi, forse sì. Che è questa cosa sulla violenza, contro la violenza sulle donne, che è stata una campagna che abbiamo fatto per 3 anni.
tutte immagini mandate da tre artisti, soprattutto artisti di quel mondo, sul tema della violenza. Thank you.
selezionate, non selezionate, e queste poi ho fatto un montaggio, diciamo, seguendo una logica, tipologia di immagini, che poi si raggruppava tematicamente, per cui c'erano quelle che legate agli occhi, quelle alla bocca, quelle alle mani, quelle ai corpi straziati o modificati, quelle più legate allo spazio, quindi manichini, le barbe, eccetera, più o meno simboliche, eccetera, vengono adesso quelle correscritte, per cui diciamo, su questo scelgo una colonna sonora ad hoc, manipolatoria, manipolata, eccetera, che mescola scolapone suoni diversi. E poi io do sì, diciamo che mi sento responsabile della parte di montaggio, al posto di vedere le immagini. Il mio lavoro è di tutte le persone che hanno mandato dall'Australia, dall'Indonesia, dalla Russia, dal Giappone, dal Messico, dalla Gran Bretagna. Beh, allora per mostrarvi quali possono essere le potenzialità. Ci hai dato una veramente una panoramica molto ricca, e chiedo scusa, abbiamo usato più tempo di quello che era preventivato, però mi sembra che prevalesse la pena, ecco. Vabbè, credo Giancarlo è sicuramente qui, si ferma un attimo, ha portato le stampe se qualcuno vuole vedere o vuole fare altre domande. Okay. Io intanto lo ringrazio ancora di nuovo anche Luca Fistè, che ci ha sicuramente seguito su Periscope per vedere un po' se trattavamo bene il suo materiale, e ringrazio voi, e chiaramente adesso c'è una pausa e poi gli incontri riprendono oggi pomeriggio alle 3:30. Grazie per l'attenzione.